primo giorno di scuola per i 39.000 studenti della provincia di Teramo. La macchina organizzativa, partita da tempo e che ha visto lavorare in sinergia amministrazione provinciale, comuni e ufficio scolastico provinciale, ha permesso che oggi tutto o quasi si svolgesse in tranquillità. Ragazzi emozionati, così come i docenti e i presidi, distanziamento rispettato e massima igiene negli istituti. Dopo 6 mesi i vostri ragazzi si sono rincontrati questa mattina, com'è andata? Molto bene, ho fatto un giro su tutte le classi della D'Alessandro, erano emozionatissimi, in particolar modo i ragazzi della prima classe, perché per loro significava conoscere un nuovo contesto, nuovi compagni, nuovi insegnanti. Gli altri li ho visti più esuberanti, più sicuri, però certamente grande emozione. Nel capoluogo aprutino il sindaco D'Alberto ha visitato alcune scuole portando personalmente un messaggio di augurio agli studenti. Le aule sono bastate? Le aule sono bastate, sugli spazi non abbiamo avuto problemi, anche sugli spazi Covid. Devo dire che il lavoro che è stato messo in campo anche dagli uffici, dagli assessori, insomma con il coordinamento del sindaco, è stato assolutamente prezioso e avevamo garantito già per il 14 la possibilità di riapertura. Ovviamente gli spazi non sono l'unico tema. Oggi riempiamo questi spazi con i sorrisi dei nostri ragazzi e sono certo che se affronteremo anche le criticità che dovessero emergere con la lucidità istituzionale che stiamo dimostrando e che abbiamo dimostrato finora, non ci fermeremo più. Questo è il vero nostro obiettivo. Anche il trasporto urbano sembra aver funzionato bene a Teramo in questo primo giorno di scuola. Più auto forse e meno utilizzo dei mezzi pubblici. Non ci sono stati questi assembramenti all'interno degli autobus, si registra invece un traffico veicolare maggiore come era inevitabile con il primo giorno di scuola, perché molti genitori ovviamente hanno preferito portare i propri figli direttamente a scuola essendo il primo, quindi aspettiamo i prossimi giorni per valutare quando si stabilizzerà.